Il cioccolato non è un privilegio, ma un diritto. Come tale deve essere fornito, come un vero e proprio servizio in ogni stato, in ogni comunità, in ogni isolato. Questo è l'invito della scrittrice americana Sondra Boynton e noi siamo pienamente d'accordo con lei. Parliamo del cioccolato questa mattina, grande protagonista della rubrica Sapere i Sapori con Davide Altolini. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Buongiorno. Beh, io mi sto trattenendo, poi vediamo cosa succede alla fine della trasmissione. Ma quando è che il cioccolato ha cominciato a conquistare tutti? Beh, il cioccolato è stato scoperto probabilmente da Cristoforo Colombo nel 1502 durante il suo quarto viaggio ed ultimo in America, quando gli indigeni gli offrirono un sacco di semi da barattare e con questi prepararono una bevanda che però Colombo non apprezzò, la trovò piccante, amara, non gli piacque. Al contrario, il conquistatore Cortés riprovò questa bevanda e nel 1524 inviò un carico di cacao all'imperatore Carlo V. Da qui il cacao si diffuse in tutta Europa e iniziò quello che era stato il suo grande successo, che continua ancora oggi. Assolutamente, infatti io non lo so come riuscirò ad arrivare in fondo. Ci tratteniamo a stento. Latte, bianco, completamente bianco, fondente, ognuno il suo, ma si può dire che ciascuno corrisponde ad una personalità diversa. Beh, ovviamente sì. In ogni caso questi tipi di cioccolato si differenziano essenzialmente, ovviamente, per le percentuali di cacao più alta nel fondente. Forse non tutti sanno che esistono per ogni una di queste tipologie delle classificazioni a seconda proprio della percentuale. Esistono quindi più tipologie di cioccolati fondenti e di cioccolato al latte, mentre per quanto riguarda il cioccolato bianco, questo si caratterizza per la presenza del burro di cacao. Il burro di cacao è la parte grassa che deriva dai semi del cacao, che deve essere presente nel cioccolato bianco in almeno il 20%. Tra l'altro, il burro di cacao è uno dei grassi più stabili che ci sono, cioè quindi fa fatica ad irrancidire, a differenza degli altri grassi. Quindi è una buona notizia, quindi possiamo anche conservarlo a lungo. Oltre al fatto che fa molto bene all'umore il cioccolato, se lo mangiamo tutto subito il problema non si pone, ma se nel caso dovesse avanzare, come possiamo conservarlo al meglio, soprattutto per quanto riguarda magari le uova di Pasqua, che esatto, noi come si vedete fa un po' fatica a smaltire, non le conserviamo e siamo già qui pronti a mangiarle. Esatto, in ogni caso tutto lo studio è in agguato, siamo circondati. Il cioccolato ha tre nemici, che sono la luce, il calore e l'umidità. Quindi l'unico modo per proteggerlo, almeno da questi elementi, è tenerlo in un luogo fresco ed asciutto. Tu sei particolarmente bravo negli abbinamenti. Prima di passare agli abbinamenti, tra virgolette, storici, che cosa ci consigli con il cioccolato? Sì, volevo... Qualche azzardo. Volevo però prima dare alcune caratteristiche su come si individua quello che è il cioccolato di qualità. Certo. Per quanto riguarda... Allora, come individuare? Per quanto riguarda il cioccolato di qualità, questo alla vista, adesso qui abbiamo, diciamo così, dei residui delle uova pasquali. Però in linea di massima questo non deve avere bolle, non deve avere striature all'esame visivo. All'esame olfattivo, qui si apre un mondo, perché condividiamo sempre questo momento con la Fialdini, la condivisione olfattiva. Ovviamente qui abbiamo, come dicevo, sentori vegetali, sentori di caffè, di frutta secca, di latte e tanti altri. Una cosa interessante di cui vogliamo parlare oggi è un esame un po' inconsueto, ideale soprattutto per il cioccolato fondente, che è l'esame uditivo. Perché l'esame, parla il cioccolato? Il cioccolato ci parla se noi lo avviciniamo all'orecchio e lo spezziamo. Senti? Vero. Esatto, questo tecnicamente si chiama... Scrocchia, tecnicamente non si dice scrocchia, si chiama snap, però è effettivamente scrocchia. E nel cioccolato di qualità questo rumore è secco e deciso, quindi soprattutto per il cioccolato fondente, più il cioccolato di qualità, più questo snap sarà secco e deciso. Poi in bocca, ovviamente, per quanto riguarda il cioccolato fondente di qualità, questo non deve essere troppo astringente, cioè quella sensazione che noi proviamo ad esempio quando mangiamo un cacao crudo, questa asciugatura della bocca. Il cioccolato al latte non deve essere di contro troppo stucchevole, troppo dolce, troppo ridondante, devono avere una buona acidità.
Per quanto riguarda gli abbinamenti insoliti, allora recentemente ho assaggiato un paio di piatti molto insoliti, uno dello chef Enrico Gerli che mi ha fatto assaggiare dei tortelli di cioccolato ripieni di germano brasato. E quindi una cosa abbastanza interessante, con un sugo di sedano, un bel azzardo. E un altro chef che si chiama Enrico, si vede che sono loro quelli che pensano al cioccolato, mi ha fatto assaggiare un peperoncino ripieno di gambero rosso con brisè al cacao. Quindi anche questo molto particolare. Tieni presente però uno dei piatti tipici della cucina messicana è il mole poblano, che è un tacchino o al limite un pollo servito, beh, una ricetta molto complessa, ma semplificando, servito con una salsa al cacao e peperoncino. Quindi insomma un azzardo, ma fino a un certo punto, perché già una ricetta storica ci propone il tacchino con il cacao. E il personaggio storico che avveneresti al cioccolato? Allora, rimanendo diciamo così in zona, il personaggio storico sarebbe sicuramente l'imperatore Azzecco Montezuma, perché gli Azzechi utilizzavano le fave di cacao come moneta e lui era talmente ricco che nei suoi forzieri ne aveva poco meno di 1 miliardo di semi di cacao. Oh, soltanto? Soltanto. Beh, allora, augurando a tutti voi buon cioccolato, buon relax. Il cioccolato fa bene alla salute, lo vogliamo dire. Adesso noi però in giuste quantità, mi raccomando. Saluto Davide Oltolini e gli do appuntamento con tutto lo studio dietro le quinte per consumare una sana merenda insieme. Allora, a dietro le quinte.